se ci pensate, chiunque abbia un po' di anni sulle spalle sa quanto sono aumentati i controlli di ogni tipo su ogni atto della nostra esistenza e come questi controlli passino tutti attraverso l'elettronica. Voi direte, ma no, l'elettronica dà la libertà perché ci sono i social. I social, nella migliore delle ipotesi, sono valvole di sfogo di frustrazioni che non trovano più nemmeno un nome per esprimersi, una parola per esprimersi. E in ogni caso è come se gli operai sfruttati della fine dell'Ottocento fossero rimasti in casa loro, chiusi in casa a maledire il datore di lavoro, invece che riunirsi nelle leghe, nelle cooperative e nel partito. Cioè, da solo, attaccato al tuo computer, non fai nulla. Ma proprio nulla. Sei un vinto. Per cui voi capite, la democrazia oggi ha qualche problema. Perché? Senza bisogno che sia stato instaurato un divieto di pluripartitismo, si è ottenuto un risultato spoliticizzante attraverso la via che consiste nel rendere la politica sostanzialmente impotente davanti ai processi del mercato, che non sono nemmeno processi puri, oltretutto sono tutti processi sporchi di politica. Non esiste da nessuna parte un mercato puro con la politica asservita. Esistono mercati più o meno sostenuti da politici, politiche, capacità politiche. Cioè, voglio dire, la capacità economica degli Stati Uniti consiste nel fatto che vanno di pari passo e si intrecciano continuamente la potenza economica e la potenza politico-militare. No? Non sono slegati. Ma certamente la politica, come l'abbiamo concepita noi, cioè come professionismo politico che consente a delle persone che non hanno alcun rapporto con l'economia di comandare sull'economia, bene o male, di programmarla, di tassarla, di tentare di portarla in una direzione piuttosto che in un'altra, questa politica qui non c'è più. La politica adesso o è vaniloquio, totale vaniloquio, concentrazione dell'attenzione su problemi, no, non mi fate dire, o è pura subalternità a centri di politica veri che, peccato, stanno tutti fuori dal nostro paese. Primo luogo, in secondo luogo, non hanno alcun rapporto con il processo elettorale. Per cui la nostra democrazia muore per il fatto che le persone non vanno più a votare perché non ci credono più. E questo è, insomma, la democrazia esige che i cittadini ci credano. Non è un regime di passività, un regime di attività. O votano partiti che si autodefiniscono antisistema, di protesta, 10 milioni di voti che girano in Italia, non saranno sempre quelli, ma insomma da un po' di tempo ci sono 10 milioni di voti che girano e vanno da Renzi ai 5 Stelle, alla Lega, alla Meloni. E tutte le sante, non saranno sempre le stesse persone che cambiano, tanto il bacino degli scontenti è tanto grande che se ne trova sempre qualcuno. E tutte le santissime volte questi grandi eversori antisistema vanno al governo a fare più o meno le cose che facevano i loro nemici mainstream, dove le variabili sono tutte variabili, come dire, culturali, tra mille virgolette, cioè come trattare determinati problemi inerenti ai cosiddetti diritti soggettivi, meno il diritto al lavoro, quello non se ne parla,
ma tutti gli altri, ma poi molto più nel modo con cui se ne parla piuttosto che nel modo di realizzare. Però attenzione, anche qui uno dice, beh, allora siamo a posto, si vogliono tutti bene, pensiamo tutti allo stesso modo. No, le elite politiche sono tutte più o meno costrette a comportarsi in un certo modo, piaccia o non piaccia, pilota automatico, che è l'esatto contrario della democrazia. La democrazia, quando si dice trasparenza, si dice che un popolo democratico è un popolo padrone del proprio destino, in cui ciascun cittadino è, se vuole, al corrente del funzionamento della macchina politica e sa come si fa a determinarne la direzione. Se voti un certo partito capitano certe cose, se voti un altro partito capitano altre cose. Ecco. Questa è la democrazia. Adesso hai la certezza che le elite politiche si muovono sul medesimo orizzonte, non c'è niente da fare, ma come i capponi di Renzo, sostanzialmente, ci becchiamo furiosamente fra di noi per motivi sui quali non abbiamo alcun controllo. Chi vincerà la guerra in Ucraina? Il grande Putin o il grande Zelensky? Taci tu, maledetto putiniano, taci tu, maledetto filo ucraino. Ci odiamo selvaggiamente su temi sui quali non abbiamo il minimo potere. Minimo, perché tanto le cose che vengono fatte perché a livelli superiori è stato detto fate così e noi lo facciamo. Si chiama post-democrazia, il termine tecnico, che vuol dire che appunto nessuno ha perso tempo a sovvertire le regole del gioco, o addirittura a riscriverle completamente, a dire non si gioca più alla democrazia, si gioca al totalitarismo. Ma perché mai? Le si lascia tutte quante in vigore, basta depotenziarle tutte quante e lasciare la società in preda a questa anarchia spoliticizzata, resa necessaria dal fatto che bisogna mettere insieme il pranzo con la cena, che è sempre più difficile. Tra l'altro, una conseguenza del paradigma neoliberista è la distruzione del ceto medio, che tutti sanno, il ceto medio nel senso più lato, cioè dal medio avvocato al medio operaio, cioè persone che stavano su fronti politici diversi, però avevano la caratteristica di essere sicure del proprio lavoro, di sapere che potevano contare su una struttura sociopolitica funzionante, per cui il figlio dell'operaio, del caporeparto, dell'operaio specializzato, poteva pure andare all'università, col presalario, qualcuno di voi se lo ricordava, e l'avvocato faceva l'avvocato, ecco. E stavano su fronti diversi, uno era liberale, l'altro era comunista, però servivano a tenere in piedi la baracca della democrazia, perché bene o male ci credevano, ciascuno a modo suo, ma ci credevano. Ecco, se tu togli sicurezze sociali a tutti, agli operai perché li metti nelle mani dei datori di lavoro, agli avvocati perché sono tutti poveri, tu hai una società di persone tutte abituate solo a pensare a se stesse. Per cui nel momento in cui c'è il trionfo dell'individualismo, l'individuo non ha mai contato meno di adesso ed è affannato a cercare di mettere insieme il pranzo con la cena. Cosa volete che stia a pensare la politica uno così? Se ci pensa, ci pensa carico di rabbia, di rancore e diventa populista di destra, di sinistra, non importa, oppure si mette a litigare via chat con qualcuno così, che non conosce, che non vede, su cose di cui non capisce assolutamente niente. E non può capire niente, anche perché a scuola nessuno gli insegna niente, tranne qualche eroe di professore. Ecco. Bene, post-democrazia.
Post-democrazia vuol dire come la Repubblica Romana quando c'era Augusto. C'erano tutte le cariche repubblicane. Nessuno discuteva, c'erano i consoli, i pretori, tutto quel che volete. C'era il Senato, come no. Però chi contava era lui, che non ha fatto l'errore di Cesare di quasi arrivare a farsi incoronare re. Quando mai? Gli basta appunto il titolo di Augustus. E poi di tenere tutti gli anni che Dio manda in terra la tribunicia potestas, l'imperium proconsulare maius. Oh, allora voi dite, beh allora è davvero democrazia ultimo atto. Calma. Tanto per la cronaca il punto interrogativo ce l'ho messo io, l'editore non lo voleva. Ce lo metto per un motivo teorico, perché la democrazia in questa fase è minacciatissima, però è anche vero che, ecco, questo è il grande argomento controfattuale, più la gente è arrabbiata, più la gente detesta la democrazia, più vuol dire che la vuole, la vorrebbe. Non la vuole con le buone, con le buone maniere, con le letture sofisticate che ho fatto io, grazie, faccio il professore universitario, ci mancherebbe. Però c'è una reazione, cioè non è vero che siamo tutti apatici, esiste la reattività. Quello che manca è della capacità di dare un nome, cioè un orizzonte teorico, alla reattività e una organizzazione. Allora dici, beh, dici niente. Dico, certo, è evidente che manca moltissimo, però la materia c'è, quello che non c'è è la forma. È chiaro che senza la forma la materia è pura passività. Certo, vedete che torna utile Aristotele. Però la materia c'è. Tutte le reazioni, anche le più sbagliate, le più discutibili, denotano il fatto che per forza di cose, il paradigma vigente che è in crisi da tempo, almeno dalla grande crisi dei mutui subprime, cioè dal 2007-2008, esige di essere sostituito. Noi siamo dentro una crisi che riusciamo a nominare benissimo, a vedere benissimo, ma non abbiamo gli strumenti per sostituire i pezzi che si sono rotti, non li abbiamo. È andata a pezzi la globalizzazione? Beh, abbastanza. Però non siamo in grado di abitare questo mondo senza tirare in ballo assurdità come la pace universale, non ha senso, e contemporaneamente cadere nel più velleitario e criminale bellicismo. Cioè una via di mezzo mai, perché non abbiamo la capacità di fare politica. Per fare politica la democrazia deve vincere le proprie contraddizioni interne, che sono quelle generate dal paradigma economico che ha scassato la società, introducendo elementi di disuguaglianza spaventosi e di incertezza. Questa è la cosa che ha minato la democrazia, è l'incertezza. E l'incertezza è il contrario della trasparenza, cioè trasparenza, so tutto, incertezza, non so niente, aiuto. Dall'incertezza, paura, dalla paura, odio, violenza. Bene, male. Abbiamo una crisi della democrazia determinata dalla incertezza, soprattutto, e vogliamo combatterla facendo la guerra a quelli che ci stanno antipatici. Come se, per carità,
quando uno ti entra in casa hai tutto il diritto di buttarlo fuori, cioè sia ben chiaro. Ma il punto è che il vero grande nemico non è quello là. Il vero grande nemico è quello che abbiamo dentro. E la enfatizzazione di quel pericolo esterno serve proprio a dire: non vi preoccupate dei problemi che abbiamo dentro, facciamo fronte comune contro l'invasore. Che avrebbe senso se quello fosse un vero invasore, ma non lo è. Ecco. Per noi, lo è per altri, ma non è per noi. Cioè l'idea che noi siamo un'isola, l'isola del bene, che combatte l'asse del male, e queste cose purtroppo non le ho dette io, è paragonabile a una espressione che a me piace molto, che sta in un libretto che si chiama Anonimo de Rebus Bellicis. È un libro, non sappiamo neanche se è del terzo secolo o del quinto secolo dopo Cristo, scritto da un dirigente della macchina politico-militare romana, di cui non conosciamo il nome, che spiega come si potrebbe fare con quali ritrovati tecnici si potrebbe tentare di vincere qualche battaglia contro i barbari, che è un po' di tempo che vincono sempre loro. E per definire i barbari dice che l'impero è circondato dalla dolosa insanies, dalla criminale follia, no? Gentium undique circumlatrantium, di questi popoli che da tutte le parti le latrano intorno. I romani non erano razzisti, a differenza dei greci, per cui vuol dire che quella è una fase di grande panico in cui ti immagini la fortezza del bene, della civiltà, della cultura, di tutto quel che del diritto, circondata e minacciata da folli criminali nemmeno umani, perché latrano da tutte le parti. Queste sono cose che puoi scrivere quando stai morendo. Va là che Augusto non le scriveva, Cesare non le scriveva, Traiano non le scriveva. Quando muori, sì. Quando sei agonizzante, ti immagini il mondo che ti assalta da tutte le parti. Succede, le civiltà muoiono. Allora, per la rinascita della democrazia, e non voglio dire dell'Occidente perché nessuno sa che cosa sia, figurarsi, l'Occidente ci mettiamo dentro il Giappone. Si fa prima dire degli alleati degli americani. Ecco, allora, invece di dire noi buoni siamo circondati dall'asse del male, cosa che non risolve nulla, tranne che qualcuno non voglia davvero risolvere le cose a colpi di bombe atomiche, ecco, cosa che non credo, l'idea è di guardare dentro di noi, analizzare, criticare, studiare, fare un po' di genealogia, capire quali sono i nostri problemi, quelli che possono essere risolti, le contraddizioni, sempre per usare un concetto filosofico. Ed è sicuramente il paradigma economico, quello genera problemi che possono essere risolti. I problemi che non possono essere risolti, problemi che nascono dalla minaccia della guerra, dalla minaccia delle tecnologie, certo, dal fatto che i nostri sistemi sono tanto stressati che sono sempre in emergenza. Sì, ma attenzione però, questi problemi non possono essere risolti una volta per tutte, però con la guerra bisogna fare i conti, l'umanità li ha sempre fatti, bisogna sapere che può capitare di fare la guerra, il che vuol dire adoperare ogni mezzo perché essa non venga fatta.
non mettere la testa sotto la sabbia e poi dire improvvisamente: ah, ma c'è la guerra, dai che facciamo la guerra contro il nemico mostro. No, il contrario. Sano e prudente realismo versus dissennato utopismo che si rovescia in dissennata propaganda di guerra. Tecnica, sì, problemi enormi, però attenzione, la tecnica da sola non fa mica niente. Cioè, la tecnica genera problemi quando qualcuno, solitamente un essere umano, la applica in un determinato ambito, di solito con l'obiettivo di guadagnare potere e o ricchezza. Non è che da sola fa chissà che cosa. È in mano nostra la tecnica. È in mano nostra. Non è che va avanti da sola. Dice, la tecnica, l'intelligenza artificiale, che sarebbe ora di piantarla, di chiamarla così, perché non è intelligente, perché non arriverà mai a produrre un concetto, mai, per cui la lasciamo lì. Produrrà tanti licenziamenti, ma non è vero niente, li produrrà se qualcuno vorrà produrli. Se invece uno adopera intelligenza artificiale per giocare a scacchi, non produce nessun licenziamento. Le emergenze ci sono, sì, certamente, basta non adoperarle e generarle continuamente, appunto per non pensare ai problemi veri. Il problema vero è: abbiamo un paradigma economico a pezzi non sostituito. Questo paradigma economico ha lasciato uno strascico culturale tremendo, che è quello dell'individualismo. In un'epoca in cui, ripeto, l'individuo non conta niente, ma dire niente è dire poco, beh, siamo tutti individualisti. E ciascuno di noi ha la ricetta per fare la nazionale di calcio, per vincere la guerra in Ucraina e per fare qualunque altra cosa al mondo, e tirerebbe volentieri il collo a chiunque non la pensi come lui, perché è totalmente impotente. Quando i partiti c'erano, la prima cosa che facevano era insegnare come ci si comporta, come si affrontano i problemi politici. Niente estremismi, anche il partito politico più radicale non può essere composto da pazzoidi estremisti. Dice, ma allora è chiuso? No, torno a dire, il fatto che ci sia non passività, ma effervescenza dimostra come minimo che non ci siamo assuefatti. Non ci siamo. Quello che manca è da parte degli intellettuali, che non a caso sono i più malmenati, da parte degli intellettuali che non a caso non hanno accesso alla sfera pubblica, tranne che non si trasformino in buffoni che vanno in televisione per litigare. Certo, produzione di idee, ma non di idee balzane, produzione di analisi, possibilmente che abbiano uno spessore non di un anno, ma di almeno 4 secoli, se no non capisci nulla. Intellettuali e poi politici che non abbiano sempre solo voglia di infilarsi da qualche parte a prendere uno stipendio, ecco. O che ne chiedano ai loro compagni di partito qualcosa di più che una pure semplice obbedienza. Però tutto ciò è ancora possibile se noi, cittadini di una democrazia in crisi, lo chiediamo. Se lo chiediamo ad alta voce, tutte le volte che c'è un'elezione e tutte le volte che ci sono situazioni, e se abbiamo la forza di non farci dire dalla televisione, dai giornali, dai poteri mainstream che cosa pensiamo, ma se ci arriviamo da soli, o se abbiamo la forza di associarci, grande risorsa, associarsi
vuol dire avere tempo e voglia di incontrarsi e di discutere. Se facciamo questo, la partita non è chiusa. Non siamo ancora diventati il popolo di formiche, ecco, di termiti. Siamo ancora nella dimensione di un popolo che ha il diritto dovere di governare se stesso. Democrazia vuol dire che il popolo comanda, ma su chi? Su se stesso. E quindi proviamo, metti mai che ci riusciamo prima o poi. Grazie per l'attenzione.